Sempre se avessimo trovato il modo di passare dall'altra parte, ovviamente. Perché ho come la sensazione che questa zona è completamente opzionale. Non opzionale, de più proprio. Ok. Abbiamo un'altra bella zona davanti, cari avventurieri. La nostra quest di Tiroldi è rimasta ancora appesa. È lì che cerca di sentire se Trina gli parli. L'abbiamo lasciato nella sua illusione. Poveraccio. Vedete che anche qui l'influenza della grazia di Mariga è potente. Guarda qui. Vuoi far parlare, va? Vediamo che cosa ci racconta il DLC da questo punto di vista. Perché il fondo di quel cratere, questo qui, chi è che osa disturbare la tranquillità? Liscio. Insetti completamente inutili. Ora siamo su Bloodborne. Miyaza. Stavo dicendo, il cratere, questo qui, è talmente profondo, ma non si vede oscurità alla fine. C'è un mare di luce, invece. Non la vorrei sparare grossa perché la vorrei sparare grossa, ma non lo farò. Non lo farò. Siamo 3 ore. 3 ore di live, molto bene. Altro protorvo. Possiamo prendere le tombe. Prima. Per andare dove però? Per andare qui sotto. E allora vediamo cosa ci nascondono. Le tombe. Niente. Assolutamente niente. Erano qui solamente per farci scendere. Oh Cristo santo. Questo è uno dei tuffi meno riusciti della storia. Pensavo proprio di andare giù tranquillo. E no, invece. Becchi. Becchi forte. Vabbè, qui è roba facile. Non abbiamo. Eh no, dai. Culo. Ah, qui abbiamo delle accoppiate letali, eh. Libellule devastanti. Eccola qui. Via, muori. Lontano dal mio sguardo. Guarda lì, guarda lì. Che fenomeno. Da Barakhauser.
Allora non ho più le spell mie. La quest di Tiollier mi ha messo i brividi, l'ho portato avanti dopo la tua puntata a pelle d'oca. Grande personaggio di Tiollier. Uno dei più fighi, uno degli NPC più fighi. C'ero proprio al 100%. Ho un range molto strano. Lei ci farà sudare tanto. Non si muove. Invece sì. Una della roba più spaventosa in Elden Ring a livello proprio totale. Panacea dell'impronta. Scaglia per l'ascia. Oddio, chi erano i facehugger? Perdonami. Non mi vengono in mente. Panacea dell'impronta. Attenzione. Panacea dell'impronta. Bollo su cui sono incise linee spiraleggianti. Oggetto da creazione. Incrementa brevemente in mente intelligenza, fede e arcano, ma consuma gradualmente punti vita. Medicina segreta di coloro che tentarono di tramutare in dita i loro corpi umani. Se ingerita provoca il contorcimento delle interiora. Ah, come no. A voglia. Super partita di Ale. Super. Medicina segreta di coloro che tentano di tramutare in dita i loro corpi umani. Quindi le dita. Cosa mi sta dicendo il gioco, per cortesia? Fatemi un po' capire una cosa. Questo piccolo bolo, se ingerito, potrebbe tramutare un umano in dita. È interessante questo qui, non trovate? Mignotta, se è interessante. Parla di una medicina, però. Ok, noi ci tramuteremo in dita? Non penso. Mai le proverò. Abbiamo capito come sono state create le dita, ma a questo punto, tramite questo bolo da corpo umano a malefizio, nascosto dagli occhi, lontano dal cuore, sto posto che è una continua sorpresa. Lui si è incastrato, adesso cercheremo di dargli una morte breve. Anche da incastrato vince lui. Quindi queste cose che vediamo in realtà potrebbero essere state tranquillamente persone, corpi di esseri umani, se seguiamo la lore dell'oggetto che abbiamo trovato. Di nuovo loro. Questi sono più tosti, però.
questi non possono, queste sono entità aliene, non possono essere stati creati qui. Anche questi richiamano un po' Twin Live, gli alien di Geiger, li ricordano un bel po', non tantissimo, ma un bel po'. Queste creature non sono di questa terra. No, non lo sono. Fa male la loro spell, eh? Che bravi. Noi comunque abbiamo la meglio, come sempre. No mass. Da questa parte niente. Promontorio il prossimo. A breve raggiungeremo l'obiettivo. Il cratere. Quello vero però. Non la sua falsa imitazione. Che non è falsa, dai. Però ci stava bene. Lander iper desolate. Devo andare per macro obiettivi, dai. Obiettivo numero 5. Non stiamo poi trovando tutto questo granché. Come d'altronde nel villaggio delle dita. Ciao, dice Savalon, buonanotte. Ma guarda un po' qui, residui di magia, di energia meteorica. O meteoritica. Guarda un po' qui che cosa c'è. Viandante oscuro, vieni a vedere con me cosa c'è qui dentro. Sai chi c'è lì? Il maestro di alabastro. Colui che insegnò. Quanto ci scommettete? E vai un altro animaletto di Gaius. No, 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 no. Andiamo a vedere se ho ragione anche questa volta. No, col cazzo. Bestia meteoritica. Una gimmick fight assurda. Mi è sempre piaciuto molto lui. Ciao Belva. Vuoi assaporare qualcosa che è ben inserito nella lore di questo mondo? La runa della morte. Vediamo se ti piace. Sei gustoso. Quanto è belva. Quanto è belva. Ricordati sempre che noi abbiamo torrente. Buonasera Toxic Tocchi. Benvenuta. Io mi mangio un gamberetto. È bellissimo perché lui proviene dallo spazio siderale. È quello il fascino. Sembra anche che gli faccia abbastanza male l'arcano. Strano, non è vero?
Mi dispiace, ma non vi ho potuto far scommettere qui. Peccato. Avreste vinto un bel jackpotone, datemi retta. Però se la perdo lo facciamo, ma mi sembra molto difficile ormai. È fatta. È praticamente fatta. Missile gravitazionale. Fashion Souls Request. Mariano. Buonasera Mariano. Arrivi tardi la sera. Prima ti si vedeva prima. Fa niente, basta che ci sei e mi mandi il Fashion Souls. Cappuccio da confessore alterato. Purtroppo no. C'è un'interdizione al Fashion Souls. Interdizione al Fashion Souls nel senso che i capelli di Marianna si dovranno vedere per sempre. Quindi è interdetto solo l'elmo. Tutto il resto lo posso accettare. Corazza a scaglie, per esempio. Ok. Ok. Corazza a scaglie, prendiamo subito. Buonasera a te, Mariano. Corazza a scaglie, guanti dell'esilio, pantalone di Ronin. Guanti dell'esilio. Hai finito di vedere The Avengers? E come ci sei rimasta, Toxic? Dai, raccontaci. Sfogati. Ce l'ho i guanti dell'esilio? Boh, sembrerebbe di no, sai? Non ce l'ho. Dovrei sceglierne altri. A tutto quello che potessi piangere, davvero. Dove hai pianto di più? Adesso voglio sapere. Oh, non ci stanno. Non ce li ho, Mariano. Dei soldati. Tu ce l'ho. Però quell'altro pezzo ce l'ho. Quelli di soldati di Godric. Ok. Va bene. Pantaloni del Ronin. Questi li vedo subito. Del Ronin. Quelli. Ok. Quei soldati di Godric. Ti capisco, Toxic. Eccola qui, Mariannona. Hanno tradotto storto. Ottimo Fashion Souls, come sempre. Qui non c'era un granché, sinceramente. Sono rimasto anche abbastanza deluso. Ellie, penso che siamo morti un po' tutti dentro, Toxic. Te lo dico, te lo confesso, te lo racconto, te lo sottoscrivo. Anche se è la parte, diciamo, più banalotta da un certo punto di vista dell'empatia. Per me il discorso tra lui... che non mi ricordo se era nel 3 proprio, ma mi pare proprio di sì, il discorso che fa Strange Iron Man.
quante possibilità. Lì io mi sono cagato sotto, letteralmente. Lì è stato potente, perché quel discorso era velato, non era un discorso diretto, era una metafora, tra virgolette, era un gioco di sguardi, era un capire nel non voler capire, ma poi hai capito. Il gioco delle assumption, delle assunzioni, piuttosto che quel, non dico che sia stato forte, ma quel banalotto io sono, che comunque è bello, ma non regge proprio il gioco in confronto a quella scena che ti ho appena descritto. Quella è proprio la presa di coscienza. Capisci, voglio dire? Ti bruciano gli occhi. Collirio. Mariano Poetry Interrupted. Ovviamente punti di svista, direi anche. Perché l'ho risvegliato? Ho fatto un errore. Istinto da killer. Io penso che qui non troveremo niente. No, l'anello lì mi ha anche fatto piuttosto schifo sempre, Twim Live, figurati. È una delle cose che trovo più pacchiane all'interno di tutta l'opera. Io questi non li ammazzo. Non ha il minimo senso stare qui a killare tutti quanti. Neanche stare lì a cercare oggetti a tutti gli effetti e a tutti i costi. Non c'è un senso. Qui sotto c'è un senso invece. Qui sotto ha un fottutissimo senso. Oh, madre degli dei incatenati. Questo posto non mi piace. Uno dei posti meno riusciti insieme alla landa delle dita. Tutto ciò che è dita qui mi fa abbastanza veramente schifo. Filler inutile qui. Veramente ti vuoi fermare a uccidere tutti questi? Non ha senso, minimo senso. Dei e catene. Dai, però il parallelismo era fantastico. Ti ho trovato un'area segreta, perché
Difficilissimo trovare una roba del genere. L'avete trovata anche voi quella zona? No, ma perché? Per curiosità. Perché vedi, girati la zona tutta quanta per bene. Poi magari ti trovi delle cose che dici: oh mio Dio, wow, cosa mi stavo perdendo se andavo dritto. From Software dà, From Software toglie. Questa è l'equazione. Meno male che ci abbiamo il segnalino dettato dalle rune, perché altrimenti. Però aspetta. Allora, la tattica è che io scendo. Scendiamo immediatamente nel buco e corriamo dentro la caverna, subito. Senza pensarci un secondo. Subito. Nel frattempo, sempre per la teoria, esplora. Esplora, Vic. Araldo del Corno. Due dita. Oh, e questo ci servirà, per esempio? Io intanto me lo acchetto. Due dita. Vic ha avuto un momento alla Gollum del Signore degli Anelli. Dove? Quando? Perché la prima volta vidi Endgame senza aver visto nulla e non versai mezza lacrima. Davvero? E invece poi, guarda come è andato a finire. Qui abbiamo uno posto molto importante, vedi? Maledetto a me che volevo correre. Bene così. Tu muori. Fa schifo. Brivido. A rimembranza del regale antenato. Ok, duplicazione di rimembranze. Qui ci dobbiamo sistemare, acchittare, contrassegno. Con il diamante. Occhio, che questo ci servirà più avanti. Ne abbiamo trovato un altro, sempre nella zona delle rovine delle dita. Questi non sono più neri, sono rosa. Differenze? Veleno. Molto velenosi. Sembrano essere usciti da un feto di un serpente. C'è del sangue sulla coda. Qui sotto c'è un trappolone, lo evitiamo. Forse sarebbe meglio stare un pochino più attenti. Ok. Guarda qui quante ce ne stanno, tia. Bravo, mia. Qui c'è un'intera colonia. Venite, venite tutte. Ho una sorpresina per voi. Venite, venite tutte. Vi aggro tutte. Adesso facciamo un po' di basi. Ripassiamo le basi dell'MMO. Sono proprio skill intensive. Ok. Mi piace il fuoco, eh? Triplo numero qui.
Quadruplo era un po' tosta. Vengono fuori delle fottute pareti. Venite, venite. Mazza, non credo fossero così tante. C'è proprio una mandria. Venite, dai. Dai, non fate le timide, su. Lo so che vi piace. Fuoco di paparino bello. Anzi, no, non è di paparino. È di sorelluccia bella. Beh, qui... le ultime si puliscono tranquillamente e tradizionalmente. Sono molto deluso. La nostra XP dov'è? Perché non ci hanno dato rune queste robe qui? Vallo a capire, oh. Oh. Allora, balsamo. Questo. Corriamo subito dentro. Lì c'è anche un drop stratosferico. Non le ho prese. Si esce di fuori. Ok. Mazza che gimmick qui. Vabbè, questo ce lo facciamo, eh. Lui non dovrebbe passare da questa parte. Tocca, dito tocca, maledetto. La domanda è, sei unico o repoppi? Beh, From Software sei abbastanza imbarazzante comunque. Mi fate la clip qui, per favore. Prese in giro. Ceneri... di lavadito, larvadito. Ma dai, finalmente le possiamo evocare per il fetish definitivo. Fetish totale. Questa la portiamo subito a più 10. Un incubo potrebbe essere per tutti. Ma prima, missile gravitazionale, che non abbiamo letto prima. Missile gravitazionale, stregoneria scintipietra che manipola le forze gravitazionali. Scaglia un proiettile gravitazionale che attira a sé i nemici prima di esplodere. La carica cresce la potenza. Si dice che abbia avuto origine nella più remota oscurità, una specie di Big Bang, la dimora delle belve meteoriche. Meteoritiche. Meteoriche sono le belve che scorreggiano come se non ci fosse un domani. From, che combini? Ossi. Ceneri di larvadito. Si chiamano così finalmente. Hanno un nome. Ceneri in cui ancora albergano gli spiriti. Usale per evocare lo spirito di un larvadito. Questo giovane e minuscolo larvadito è estremamente fedele al proprio evocatore e desideroso di ripristinare i PV. Che bello. Life Drainer. Dall'altra parte, a questa età, un larvadito è molto legato alla propria madre. E chi sarà mai la madre? Larva schifo. Assolutamente sì. Io direi di scendere. Sì, sì, scendiamo proprio. Questa bella cenere, bella acchiappata. GG a tutti. Ci avviciniamo, eh? A qualcosa di incredibile, sono sicuro.
Ma soprattutto, chi è il boss finale? Lo sto chiedendo da giorni, a parte gli spoiler che mi hanno fatto. Ma non è che sotto Ymir è una mano? Sì, che è una mano. Ovviamente non spoileratemi il boss finale, stavo semplicemente dicendo: ma è tutto questo. Noi dobbiamo ancora capire dove è Mikel. Oppure quel che rimane di Mikel. Ossia, una grande pozza di luce. Probabile. Li vogliamo veramente combattere questi qui? Questa roba si skippa tutta. Non opponiamo neanche troppa resistenza. Oh, ne fai di danno, eh? GG proprio. Si sono attaccati alle pareti. Rovine delle dita di Deo. Bene. Noi qui in teoria avremo altre risposte, eh? In teoria. Questa collinetta. Come se ci fosse una grazia che mi stesse chiamando. Madonna che... Ma questo fa letteralmente delle porte. Non piace assolutamente questo posto. Troppi mostri buttati lì a caso. Non mi piace. Sono tra l'altro sempre i soliti. Stanno qui, ma li skippi proprio tranquilli. Non hanno tanto senso. Fanno senso. Beh, mo' mi avete rotto le palle, però. Vermoni schifosi. È lo spirito del pedo arbario. Mi stava shottando sta merda? Certo, lui mi vede fino alla fine dell'universo, mi vedrà. Oh.
Oh, siete pronti? Io no. Qua. Tutto qua. Non ci voglio credere. Talismano ceruleo modellato sul seme di albero madre, che permette notevolmente il recupero di piata, ampolle e lacrime cerulee. Il seme di questo talismano è considerato una reliquia leggendaria. Sull'antico manufatto sono figurate anche le due dita. Forse un rimando alle origini dell'albero madre. Ma di questo ne abbiamo già parlato. Non c'è niente qui. Nessuna boss fight, non c'è niente. Sì, lo so. E infatti è proprio lì che stiamo andando. Manco mi spreco a guardare qui intorno, guarda. Sì, questo è tutto un enorme quest di Ymir. Andiamo a vedere subito. Una cenere interessante l'ho presa. Beh, la fine della quest potrebbe avere un senso, sì, certo che può averne. Anzi, dovrà essere così. Altrimenti è tutto inutile. Le andiamo a far vedere il pezzo. Andiamo a far vedere il pezzo e lui dovrebbe essere contento. Mi ha dato la mappa, io sono andato nel luogo della mappa, ho preso quello che dovevo prendere, adesso la quest deve continuare, no? Pazzo fottuto questo qui. Mappa delle rovine. Mappa delle antiche rovine ricevuta. Controlla. Vecchia mappa ormai sporca e ingrigita, ricevuta dal conte Ymir, il prelato. Indica altre rovine sacre diverse da quelle delle prime due mappe, che tu possa brillare tra le fulgide stelle. È esattamente il posto che abbiamo visto ieri. Chiedi la natura del mondo. Ah. E arriva appena adesso le Fumonchi, o le Fumonchi. Benvenuto al canale, le Fumonchi. Aspetta 10 minuti, potrai parlare con noi. Scusami, ma è una precauzione per gli spoiler. Microcosmo, bomba nucleare. Ma che stiamo scherzando? Buonasera, salutiamo tutti le Fumonchi prima che lui possa parlare. Diamogli un caloroso benvenuto. Ti mando Morpheus. Sì, blessing for you. Dal migliore del mondo. Dov'è Morpheus? Welcome, eccoti. Welcome to the real world. Benvenuto Le Fumonchi, mi piace tantissimo il tuo nick.
Allora, microcosmo fugace. Ok. Certo che mi sono lamentato all'inizio del DLC che non si trova roba arcana. Qui mi stanno veramente riempendo di regali da leccarsi i baffi. Microcosmo fugace. Crea un microcosmo che emette una singola ondata e svanisce in un'esplosione. Questo mi sa che è da Guduria definitiva. Tra l'altro sembra anche un occhio. Leggiamo. 42 int. Bellissimo. Madonna mia. Microcosmo fugace. Stregoneria delle dita del conte Ymir, prelato. Stregoneria delle dita. Uno dei sacri rituali segreti. E noi vibriamo tutti. Evoca ai piedi dell'avversario un'immagine di un microcosmo che viene attraversato da un'onda per poi svanire in un'esplosione. La carica accresce la potenza. Gli ultimi e gli sconfitti sono inclini a venerare inutili simulacri, meritando per questo un minimo di empatia. Oggetto delle stremeraviglie. Delle stremeraviglie, non delle stra. E ancora di più delle stra, delle stre meraviglie. Grazie, Conte Ymir. Sei veramente un grandissimo mattacchione. Abbiamo ancora qualcosa di cui parlare, non è vero, Conte? Tutto quello che ci doveva dire ce l'ha detto. Fashion is my passion. Quanto è passato dall'ultimo Fashion Soul? Vediamo un po'. 32 minuti fa. Ok, sei eleggibile. Sì, lo so che devo ricaricare. Facciamo sto Fashion Soul di Twim Live. Allora dimmi, Twim, come la vogliamo vestire? Marianna la dea. Fast che qui non sto nella pelle, proprio. Fast, please. Tra l'altro mi sa che abbiamo un livello. Vediamo un po'. Cosa posso scegliere da un solo input? Magari un set, perché se non si è abituato ai nomi unici, come Mariano, che è un grandissimo in merito. Magari se si parte da un set è meglio. La spell. Subito. Tra l'altro, ecco, hai detto veramente bene. Mi carico. Questa non mi è piaciuta, quella spell, per niente. Dammi questo. Evocazione di tibia. Stregoneria. Perché no? Alla stregoneria. Mi prendo anche questo, che è mezzo alternativo. Missile gravitazionale. Buono. Tutte spell nuove, sto godendo. Sto spoilerando. No, no, niente set non presi. Questo è sempre buono. Staple.
Cannone di Aima, il migliore amico mio, le due lune perché sì, e poi il pungolo gariano. Un Battle Mage? Sei andato per archetipi? Ok, per Battle Mage possiamo fare così. Ero già in modalità Battle Mage, però possiamo fare qualcosa di meglio. Battle Mage potremmo fare così. Guanti di Blade. Sempre di Rellana. Così siamo effetto roll, non ce la faremo mai. Dobbiamo andarcene sui skinnieri di Rellana. No, neanche. Siamo troppo fat. E allora propendiamo per skinnieri dei neri coltelli. No, siamo in fat roll. E allora facciamo così. Ci mettiamo la solita sgambata. Togliamo questo. No, siamo in fat roll. Dobbiamo cambiare armatura. Purtroppo così l'experience si rallenta un po'. Però vabbè, uguale. Battle Mage, come lo facciamo? Questo Battle Mage. Così non mi dispiace. Prossima volta ho un po' di idee un pochino più chiare, perché se no ci mettiamo 20 miliardi di ore. Lo so che è difficile. Presuppone una conoscenza, è chiaro. Giovannona con Shalung. No, è sempre Marianna. Sempre Mary. Questa volta scendiamo, eppure duri. Però io sono curioso di capire dove è andato lui all'interno del castello? Prima devo cercare lui. Sarà fuori? Fatemi un attimo controllare. È importante che io parli con lui prima di scendere. Devo vedere se è fuori. Da dove si usciva? Maledetto castello. Sì, adesso ci parlo. Tranquilli, Davi. Devo fare il perimetrale. Magari lo troviamo qui a contemplare le stelle. Che ne so. Ah, cazzo. Ma è qui, è al cimitero.
Please. It isn't money. Di chi stava parlando? Qui si aprono teorie cosmiche, ve lo dico. Potrebbe benissimo essere con l'orfano di Cos. Allora, scattami il riguardo. Ymir is a shining star in our eyes. Bene. The only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. Tua sorella è morta, te lo volevo dire. Spoken far too freely. Pay me no mind. Let us focus on our shared purpose. E qual è? Service to count. Ah, servire Ymir. Bene. Interessante servire Ymir. Now, be on your way. Riferisce di aver subito l'attacco di una spada della notte. Non dire nulla. Effetto, allora si capisce quando rotoli e rotoli male. Te la dico proprio così, molto semplice. Rotoli lento. Quello è un fat roll. Proviamo la spell. Ma no. Evocazione di tibia. Ah, che fighe. Sono indeciso se dirgli adesso alla sorella. No, non glielo dico. Eccolo finalmente, le Fumon Key. Bonsoir, bonsoir, le Mon Key. No, 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 noi dobbiamo andare giù così. Senza interrompere la quest. Però a questo momento dobbiamo suonare. E qui il momento topico della serata, perché sono le 2:15. Qui c'è la boss fight sicuro. Buonasera le Fumonchi, benvenuto. Ti do Morpheus. Ti viene a trovare? To the real world. Ciao le Fumon Key. Benvenuto tra i viandanti oscuri di queste terre selvagge. Grazie per il follow. Come ci hai trovati? Che è una cosa molto interessante da sapere. Mi dispiace non guardare tanto in telecamera, ma il gameplay sta qui e voi state lì. Però vabbè. Suoniamo sta campana. Apparentemente sott'acqua siamo. Ma che stiamo scherzando? Questa è la madre di tutte le madri, di tutte le madri delle dita, tutte le dita del mondo. Cosa stava proteggendo questo pazzo qui sotto? Beh, allora adesso
visto che è chiaramente boss fight. Si avvia il pronostico. Madre delle dita, la chiamo così. Siete pronti a votare? Pari, dispari. 5 minuti. Avviare pronostico. Mi raccomando, questo pronostico, raga. Io mi sgranchisco un attimo, vado a prendere da bere. Acqua fresca, perché questa è calda. Fatemi godere. Hai veramente ragione. Che fate? Mi fate i timidi? Mamma mia, avete votato in due, ma non c'è più nessuno in live allora. Ma quello è un numero fantasma. Ma allora chi è che sta guardando questa live? Io e Mariano. E comunque, vabbè, anche le Full Moon Key che è arrivato adesso. Gli altri si sono sicuramente tutti quanti addormentati. Tutti. Si sono tutti addormentati.
E vabbè, ve la giocate voi due. Evidentemente. Oppure grande climax, anche perché sono le 2:20. Io mi sa che c'ho un'idea. Mi sa che finiamo qui la puntata, lo sai. Mi sa che aspettiamo una puntata dove siamo tutti più belli, performanti e freschi, mi sa, eh? Tipo domani sera. Anche perché siamo a 4 ore di live. Peso. Peso, peso tanto. Il fatto è che è tardi. È tardi, raga. 2:30. Possiamo andare a dormire. Mi sa che l'orfano di COS 2.0 rimane qui. Almeno fino a domani. Oh, maledizione. Che ne pensate? Va bene. Va bene. Metir, madre delle dita. Eccolo il try. Non male. Dai, dai, riproviamo. Si riprova, dai. Musica splendida, tra l'altro. Bene. Benissimo. Direi che corpo a corpo con questa non andiamo, no? Erano tante le rune? Shit. Cazzo, sì. Questa gli fa male? Cazzo. L'avete vista tutti? Oh sì, l'avete vista tutti. Che terrore. Praticamente lei ti schiaccia con il pollice.
Beh, la spella è da cuturia a due mani. Se posso essere un po' sgarbato. È roba da seduta stante. Un po' strana la musica della boss fight. Un misto tra sacro divino, ma anche roba molto strana. Beh, però qui siamo al livello di goduria incommensurabile. Tanta roba. Andiamo, andiamo. Andiamo per la gente. Andiamo, viandanti. Abbiamo a che fare con l'aberrazione più aberrante dell'aberranza. Oh, il vomito. Che mi ricorda quella spell? Mi sa proprio coso. Bestia ancestrale 2.0. No, 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 no. Mi ricorda un altro mostro. Astel. Quel raggio. Molto Astel. No, la bestia ancestrale non faceva così male, eh. Ci tocca, ci distrugge. Ora stiamo facendo senza evocazione perché è tardi, ce lo vogliamo gustare un attimo. Ok. Sono tre attacchi, ok? Poi c'è il raggio laser. E poi c'è questo. Che non lascia scampo. Are you fucking insane? From? Aspetta, non ho visto se. Posso evocare. Questo sarebbe da evocazione, per esempio. Di torrente. Di torrente sarebbe. 1, 2, 3, 4. Quinto tentativo questo. Questo è il quinto. Quanto male li faccio con questa roba qui? Parecchio. Che non lascia scampo. Ah, c'è la marcia delle dita, ovviamente. Questo mi fa letteralmente rivoltare lo stomaco, questo boss. È veramente l'orrore definitivo. Se uno è abbastanza spaventato da tutto quello che concerne il concetto di dita all'interno del gioco, è veramente la summa dell'horror più spietato. Fa veramente schifo. Adesso a 2000 danni però qui. Capito? Riposte? Sei fiacco, bello mio. Tre archi e si va di riposte.
Lontano, lontano da lui sempre. Sempre lontano. Questa è la classica musica della rivelazione aliena. Ah, ci sono anche le dita che escono fuori. I piccoli minion. Sta andando bene. Oh, madre degli dei, che sono lassù. Cosa? Sono tutti piccoli microcosmi. Guarda cosa sta facendo. Adesso è il mio turno. Boccia sulla mano. Sulla mano. Uno, due, tre. Alla fine sono leggibili gli attacchi, dai. Questa è forma di vita aliena, ragazzi. Ma proprio mille per mille. Non c'è proprio motivo di cui dubitare. Ma se voli io ti prendo comunque. No, 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 no. Oh, madre di, dell'universo. Cosa sto vedendo? Quello ha fatto male. Ci canta io. Stiamo lì lì, comunque. Questo è proprio il boss della Alien Life Form venuta dallo spazio siderale.
proprio buchi neri, non ho mai visto una cosa del genere così spettacolare, eh? Si superano sempre, incredibile. Questa è proprio la musica dell'incontro con un terrore antico. È proprio lei, se la ascolti attentamente. La musica dell'incontro con il terrore antico che non puoi comprendere. Oscuro, devastante. Intriguing. Lontano da me, lontano dal cuore. Questa la vediamo sempre, ok? Fucking incredible. L'onda d'urto è qualcosa di allucinante. Buonasera Michael, benvenuto in live. 7. Ultime due try, poi basta. Ultime due try. Fashion request. Decade. Poi ci mettiamo in full set. Mariannide. Magari porterà bene.
è mio. Ultimo try. Ma il boss è mio, ormai l'ho letto. Sì, sì, è fatto. Il boss è fatto. Lo facciamo domani, comunque. Domani prima cosa che facciamo è il boss. Se non lo faccio adesso. Lo devasto, lo devastiamo. Dove vai? Dove vuoi andare? Sei scarso. Sei molto scarso. Boss facilissimo questo qui. Iper facile. Ecco, qui dobbiamo sucare e basta. Ci curiamo. È fatto, eh? Abbiamo fatto. E si conclude in bellezza. A rimembranza della madre di Dita. Nove, dispari, vediamo un po'. Boss fight facilissimo. Per un caster. Corpo a corpo penso sia un... tremendo. Hai gasato? Bene, ho fatto il mio lavoro allora. Bene, abbiamo detto mente, perché il mana non è mai abbastanza. Volevo farlo domani con più gente, però ok.
Sti cavoli. Ok. Torniamo dove dobbiamo tornare. Such that he wishes for your death, and I must attend to the Count's concerns. No, 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 no. Sapevo che avremmo combattuto contro Yolan. Tu non sai la verità, Yolan. You don't know the pain. You don't fucking know the pain. Voglio giocare con Yolanda. Urca se pelà. Mi spiace, Yolanda. Tu mi vuoi distruggere, ma io ancora di più. Creperai male? Cosa cazzo sta succedendo? Conte Mir, madre di Dita. Vuoi giocare con Temir? Giochiamo.
Dove sei essere immondo? Madre degli dèi. Ma cosa è successo stasera? Globo cinero di Ymir, bastone materno, cappello del prelato, veste, guanti, biancheria. Delle rune non so nulla. Non mi ha dato niente. Allora, che cosa abbiamo preso qui? Innanzitutto la rimembranza. No, 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 leggiamo tutto la prossima volta. Adesso bisogna andare a letto. Leggiamo tutto domani sera. Mezzo fenomeno stasera, comunque. Peccato l'ora tarda. Non la dovevo fare questa fight, dovevo aspettare domani sera. Purtroppo, l'ho fatta uguale. Va bene. Va bene così. Sì, ho skillato serio stasera. Ma lei è ancora viva? Oppure no? Come fa a essere ancora viva? Vive la sua anima. Usa iride di grazia. O iride di occultamento. Se l'iride di grazia mi ha dato la cenere l'altra volta, vorrei usare l'iride di occultamento. No light. Anywhere at all. This is the night I know. Esatto. Per puro caso ho scelto bene. Meno male. Chissà cosa abbiamo lì. Gigi. La katana della notte. Oh sì. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh sì. Dammi la katana della notte. Destrezza C. Congelamento. Magia. Fendente mezzanotte. K.
katana della notte, katana di un nero soffocante senza fondo, che divora persino la luce che illumina direttamente, brandita da Yolan, spada della notte. La lama della spada è semicorporea, pertanto la difesa non può bloccarla completamente. Abilità unica fendente di mezzanotte, tiene la spada in orizzontale e la matta di tenebre della notte, per poi sferrare una serie di attacchi incorporei imbloccabili. Genera ulteriori fendenti d'ombra se caricata. Non vedo l'ora di provarti. Ti amo. Che cazzo. Aspetta un attimo, ma il set? Io voglio il set di quella cavallerizza. Voglio il set di Yolan. Dov'è il set di Yolan? C'è un drop. Dov'è il drop? Non qui? Sospettavo. Fammi un po' ricaricare. Ah, ma allora ci siete, credo di essere da solo, io e Davide. Ci siete allora? Belli bischelletti. Bischelletti no. Mi dispiace per tua sorella. Yolan. Hai servito il padrone sbagliato. O è qui, o è al cimitero. Te lo dico io, al cimitero magari. E come si usciva da qui? Sì, ho già mezzo capito che era lì. Easy proprio. Non ho capito come ci si arriva più velocemente, però questo è un danno. Adesso mi devo fare tutto il giro. Voi state fermi, altrimenti mi ammanto di notte. Dita premurose. Yuri, fanciullo adorato anzitempo scomparso. L'armo non c'è. No, evidentemente no, però abbiamo trovato comunque un'altra roba che vedrò poi. Questa è la magia. Ma i coglioni comunque le stregonerie fanno paura, eh. Oh, le stregonerie fanno paura. Mi stanno facendo cagare sotto le stregonerie. Oh. Portami un po' qui, voglio vedere l'attacco di questa roba, per favore. Abbiamo skillato alla stragrandissima questa sera. Ok, classico moveset, chiaramente. Questo non è un classico moveset. Piace per niente. Fatto che non causa sanguinamento. Ah, come no? Che cazzo.
Sì. Avevo letto assideramento. Ok. La weapon art. No alla violenza sugli animali, mi raccomando. Ovviamente è più zero, chiaro. Sta roba la leggiamo domani. Dita premurose, la storia dell'abito, bastone materno, fede arcano 21, maledetti, globo cinereo di Ymir e la rimembranza. Bene. Bravi tutti. 741 follower, grazie per la serata. 4 ore e 48 di live perfetta, più o meno. Grazie per essere stati con me fino a un'ora tarda. Siamo stati tanti pure questa sera. Era troppo tardi, dovrei live più presto, ma la vita comunque alle volte ti prende a gamba tesa. E quindi ci vediamo domani sera per continuare il DLC. Qui abbiamo fatto tutto. Domani si va avanti di lore.